Capolinea. Capolinea. Adesso è la mia fermata. La mia vita lavorativa è quasi andata, troppo presto. Sembra quasi sia volata. Ma quanta gente e quanta strada. Fiumi di persone, ne ho viste molte, entrare e uscire da quelle porte. Gente varia, giovane, vecchia, sporca, distinta, educata o arrogante e stolta. Gente con cui hai litigato, aiutato, odiato. Da molti senza avere nemmeno un saluto, da altri invece rispettato e riverito, inghiottire amaro, dover essere cieco e muto. Generazioni di ragazzi diventati nonni, giovani studenti, dottori o politicanti, infermieri, ragionieri, avvocati praticanti, operai, cameriere, stranieri, nulla facenti. A volte, quando esausto, nervoso e stanco, ti viene di mollare. Mandare tutti all'inferno, ma poi pensi che c'è chi di te ha bisogno, dimentichi tutto e affronti un altro giorno. Così, giorno dopo giorno, sono passati gli anni. Andrò via sottovoce, senza festeggiamenti, ma con l'animo sereno di chi non ha rimpianti, orgoglioso di aver onorato sempre i miei impegni. Non un grosso assegno in mano io m'aspetto, né una medaglia d'oro appesa al petto, ma il bagaglio di esperienza di vita acquisito vale molto di più di qualsiasi regalo ricevuto.